sono in partenza partiti. Moriwood, Daytona Blue e Montiros tendono ad assumere le prime posizioni per linee esterne Magico Blu. Poi Never Forget Me che tira parecchio in corda Greenlander e Saltage. Quindi Duke of Rome che si sistema nel cuore del gruppo con i She Award in a spin, a seguire Nervous of Steel, Purple Times, quindi Musharek e Felisati. Andatura è buona quando i cavalli vanno a completare la prima piegata con in vantaggio Moriwood a tre lunghezze la grigia Daytona Blue, poi in terza posizione Saltage, quarto all'esterno e Magico Blu, per linee interne si mantiene Duke of Rome, quindi Greenlander, Montiros in quarta corsia, Musharek a seguire World in a Spin che si mantiene invece lungo la corda, quindi Purple Times con in coda al gruppo Felisati. Cavalli sul finire della retta opposta, non avvengono cambiamenti con Moriwood sempre in vantaggio nei confronti di Daytona Blue, quindi Duke of Rome che si fa sotto i primi con all'esterno World in a Spin, poi Saltage, quindi Nervous of Steel, Montiros, Greenlander, Musharek, Felisati che ora muove per linee esterne, seguire Purple Times, cavalli che fanno ingresso in addirittura di arrivo con in corda Moriwood al suo esterno, la grigia Daytona Blue, poi World in a Spin, Saltage, Nervous of Steel, a largo risale Magico Blu in anticipo su Greenlander, cavalli a 200 dal palo con Daytona Blu attaccata ora da Felisati, scatta Felisati, trova un ottimo varco Felisati, numero 3 dello schieramento che passa in avvantaggio, quindi Daytona Blu, Duke of Rome, World in a Spin, Saltage, Felisati, poi Saltage, World in a Spin per il posto d'onore a seguire Daytona Blu. Quindi Magico Blu, Duke of Rome, tutti vicinissimi per le piazze.